1870. Poco più di un secolo fa, gli oceani scoloravano di navi multicolore, cariche di uomini dai sogni ambiziosi che avevano trovato il coraggio di raccogliere i resti delle proprie vite e riporre le proprie speranze nel loro fagotto di emigranti, per portare con sé il desiderio di rivalsa su un'esistenza fatta di stenti e mutilazioni. Quel continente rappresentava la sola possibilità di offrire ai propri figli una parvenza di futuro accettabile e dignitoso, lavorando alla costruzione di un'immensa capitale, Buenos Aires, accanto a loro i neri d'Africa e i latini d'America. Portavano nelle piazze, durante i giorni di festa, i loro costumi, le loro usanze, in pittoreschi convivi, in cui ognuno portava il proprio orgoglio, la propria voglia di lottare. Fu così che il tango divenne la rappresentazione artistica del fluire maestoso di tante esistenze, fatte di incontri e violenze, ma anche delle condita poesie, nutrite dai ricordi mai svaniti, di terre lontane. Alessandro e Stefania ci danno una mano per spegnere le luci e accendere le candele della milonga per un tango. Grazie. Vorrei ringraziare tutti.